Se penso a un everyday watch, penso ad un segnatempo che mi consenta di indossarlo in ogni situazione, che sia pulito dal punto di vista estetico, leggibile, comodo, affidabile, robusto, preciso e con quel tocco di sportività ed eleganza che mi permetta di utilizzarlo sia nelle occasioni più casual che in quelle più eleganti. L'orologio che state vedendo nelle immagini è proprio l'insieme di tutto ciò e dunque la mia idea di everyday watch perfetto. L'orologio che ho deciso di acquistare come mio everyday watch è questo Grand Seiko SBGA 283, segnatempo che mi ha colpito sin dal primo momento in cui l'ho visto. L'insieme delle sue caratteristiche mi ha convinto senza troppi pensieri, oltretutto il suo prezzo di listino, unito alla sua scontistica, alla quale si va incontro al momento di un eventuale acquisto, lo rendono un orologio dal rapporto qualità-prezzo davvero clamoroso. Ma andiamo a vedere nello specifico perché ho scelto lui. La prima cosa che mi ha colpito di questo Grand Seiko è senza dubbio il suo design, esemplare nella sua semplicità. Con questo cosa voglio dirvi? Che il design non risulta fuori dagli schemi, anzi è molto semplice ma allo stesso tempo è davvero riconoscibile. Questo orologio quando lo si guarda si intuisce immediatamente che è un Grand Seiko. Ed oltre a ciò fa parte della linea Heritage di Grand Seiko, per intenderci quella dove troviamo lo Snowflake, orologio iconico della casa giapponese. Questa linea mi ha sempre attirato per ciò che propone, orologi che riportano le caratteristiche estetiche del Grammar of Design ma in chiave moderna. Ad esempio questi indici applicati lucidati a mano che brillano come fossero diamanti, oppure le sfere anch'esse lucidate a mano con questa lavorazione Zarazu che le rende straordinarie alla vista e che riflettono la luce come fossero spade. E poi va detto anche che la loro forma ricorda proprio queste ultime. Caratteristiche estetiche dunque che si ricollegano ai Grand Seiko vintage come il 44GS, ma riviste per renderle moderne, così come le lavorazioni della cassa e la sua forma. Lavorazione Zarazu nelle parti lucide davvero incredibile al tatto e alla vista, che si unisce alle lavorazioni satinate in maniera incredibile con questi scalini a dividere le due, e i tagli dritti della cassa per riflettere al meglio la luce, caratteristica del Grammar of Design. Insomma, le sue caratteristiche estetiche sono senza dubbio curate sotto ogni dettaglio. Il quadrante poi con questa lavorazione Sunray è davvero incredibile. In base alle condizioni di luce, il colore di questo dial virerà dall'argento allo champagne, caratteristica davvero eccezionale, che va ad impreziosire un quadrante che già di per sé, grazie agli indici e alle sfere così rifinite, lo rende ancor più gioiello nella sua totalità. Inoltre questo dial è davvero minimale, senza scritte o contenuti che ne vanno ad intaccare la leggibilità, pulito e bilanciato. Parlando di comodità al polso, devo dire che è davvero esemplare anche da questo punto di vista. Il suo diametro è di 39 mm per uno spessore di 12.3 mm. Non sono misure da dress watch, parliamoci chiaro, ma sicuramente adatte a tutti i polsi. Il mio, per dire, è da 16,5 e come potete vedere veste benissimo. Lo spessore è accettabile, non parliamo di un ultra thin, chiaramente, ma comunque resta uno spessore che, viste le dimensioni da 39 mm di diametro e un lug to lug sui 45 mm circa, ci può stare tranquillamente senza apparire eccessivo. È un everyday, non un dress watch, ricordiamolo. Anche il bracciale l'ho trovato davvero ben realizzato, robusto e lavorato benissimo, con queste maglie satinate in maniera impeccabile, simile Oyster, e questa chiusura così minimal ed elegante, anche se, ed è giusto dirlo, questo bracciale ha i suoi difettucci, come il mancato restringimento della cassa alla chiusura. Questo bracciale parte 19 mm tra le anse e arriva a 19 mm nella clasp. Inoltre quest'ultima non presenta microregolazioni, ed il che è un po' fastidioso. Va detto però che questo bracciale è stato pensato perfettamente per il design di questo orologio, infatti con un cinturino questo GS non ha assolutamente lo stesso fascino che con il suo bracciale, infatti non credo riuscirò mai ad utilizzare questo segnatempo senza il suo bracciale in acciaio. Complessivamente questo SBGA 283 è leggero e al polso non pesa assolutamente. Dunque come comodità siamo al top sotto ogni aspetto, anche portarlo ad una cerimonia non risulta ingombrante perché sotto ad una camicia sta perfettamente e non dà alcun tipo di problema. Come detto, qui si parla di un orologio pensato proprio per essere versatile e quindi che si tratti di indossarlo in ufficio, ad una cerimonia, ad un aperitivo, lui risulterà sempre azzeccato. Io lo indosso in tutte le occasioni e mi ha sempre dato grandissime soddisfazioni con tutti i miei outfit.
Venendo poi ad un altro aspetto che mi ha fatto innamorare di questo orologio, non posso non citare la sua meccanica. Questo SBGA 283 incassa il movimento Spring Drive 9R65, movimento ibrido di realizzazione interamente Seiko e Gran Seiko, che permette all'orologio di avere una precisione di marcia di più o meno un secondo al giorno, davvero straordinario. La particolarità di questo movimento, oltre a quella di essere stato concepito come un movimento che unisce i migliori aspetti di un movimento meccanico a quelli di un movimento al quarzo, è la fluidità senza microscatto della lancetta dei secondi, che ogni qualvolta si decida di osservarla ipnotizza lo sguardo da quanto questa sia fluida e perfetta nel suo movimento. Per me è pura poesia in movimento. Oltre a ciò troviamo una riserva di carica di 72 ore, che sono veramente moltissime. Per un everyday watch è una caratteristica davvero comodissima. Lo togliamo il venerdì sera ed il lunedì mattina, volendo, è ancora in funzione. Inoltre troviamo l'indicatore della riserva proprio sul quadrante, altra comodità non da poco. Unica cosa che mi fa storcere il naso è il movimento non a vista. Questo orologio incassa lo stesso calibro dello Snowflake e mi sarebbe piaciuto poterlo ammirare dal fondello, come su quello del fratello maggiore. Per carità, il fondello chiuso a vite con questo leone inciso al centro è senza dubbio affascinante, ma non quanto il calibro, viste poi le lavorazioni impeccabili su quest'ultimo. Da grande amante della casa giapponese non posso che essere soddisfatto al 100% di questo magnifico segnatempo. Ogni suo dettaglio è curato nei minimi dettagli e portarlo e osservarlo mi emoziona davvero moltissimo. Un compagno affidabile e super preciso in ogni situazione. Ah, volendo, questo orologio si può utilizzare anche in acqua fino a 100 metri di profondità, visto poi il fondello chiuso a vite così come la corona. Altra caratteristica davvero everyday watch. Non posso che complimentarmi con Gran Seiko per il grandissimo lavoro che sta facendo. Proporre orologi come questo SBGA 283 con questa qualità e a questo prezzo, si parla di 3.800 euro di listino, è straordinario, davvero. In Svizzera un segnatempo simile con questa qualità molto probabilmente lo si andrebbe a pagare il doppio. Insomma, davvero felicissimo dopo questi primi 5 mesi. Vi invito calorosamente, se ne avete la possibilità, di provare uno degli orologi della casa nipponica per rendervi conto della qualità proposta. Bene signori, vi ringrazio moltissimo per avermi seguito fin qui e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!